Ok, allora questo video mi è stato richiesto da un anno e mezzo. Non ho mai trovato il coraggio per farlo, sono onesta, ma credo che sia arrivato il momento di farlo. Ho la pelle letteralmente d'oca in questo momento, solo a pensarci che lo sto facendo. Perché io non sono una persona che ama condividere troppo di sé, soprattutto troppo le sue cose tristi o private o di salute. Però ho un bel po' di tempo che accennavo che avrei fatto questo video perché appunto sono mancata per un bel po' di tempo, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e perché ho avuto un problema di salute. E non ho mai voluto raccontarlo. Ok, nel frattempo sono entrati anche i miei cani in camera. Comunque, ho avuto un problema di salute 1 anno e mezzo fa. Purtroppo quando mi è stato dato l'esito, è scoppiato anche il Covid, quindi è stato anche difficile curarsi e comunque avere degli appuntamenti. Comunque, cosa mi è successo? A ottobre del 2019 è arrivato a casa l'avviso che fa la Regione Lombardia, che si chiama Io e te donna, per fare il pap test perché avevo più di 25 anni, ne avevo appena fatti 26 e quindi ci sono andata. E a proposito, se vi arriva questo invito, andateci, che è meglio. Per 5 mesi non ho avuto esito perché erano un po' disorganizzati, si vede, era nuova la cosa, quindi vabbè. Quindi pensavo fosse andato tutto bene. A gennaio del 2020, 2 settimane prima che scoppiasse il caso Covid, mi è arrivato l'esito a casa e una chiamata sul cellulare perché il mio pap test era positivo. Quindi panico. Panico perché praticamente io avevo perso quella chiamata e quando ho richiamato avevo capito che era dell'ospedale, però non riuscivo più a contattare nessuno. Ho aspettato una settimana con l'ansia per capire. Mi ha contattato il primario dell'ospedale spiegandomi che appunto c'erano delle cose che non andavano e che sarei dovuta andare a fare degli esami di controllo. Quindi sono andata lì spaventatissima e ho scoperto di avere una che ho scoperto che all'epoca avevo una displasia lieve. Faccio questo video proprio per aiutare chi magari ha appena fatto un pap test e gli è risultato positivo e si è impanicato. I pap test servono perché praticamente, oltre a vedere se avete un tumore all'utero, servono per vedere se avete delle cellule pretumorali, che è quello che poi avevo io. E praticamente queste cellule possono essere trattate e bruciate o comunque buttate fuori dal vostro corpo in modo tale che a distanza di anni non si formi nulla di grave. Io per fortuna non avrei mai fatto un pap test se non mi fosse stato chiesto dalla regione. Quindi è stata una gran fortuna abitare in Lombardia. Per questo dico, anche se ci sono ragazze che seguono questo video che non sono lombarde, voi prenotatevelo lo stesso un pap test. Perché alla fine è prevenzione. Vabbè, praticamente mi è stato fatto un esame, una colposcopia dove ti mettono dei coloranti e dove il ginecologo guarda con una specie di microscopio, credo, scusate i termini, non è che sono proprio brava, e praticamente dai coloranti è stato confermato che, cioè i coloranti hanno visto appunto, mi è stata fatta una biopsia e appunto
appunto è stata analizzata ed è stata confermata che avevo un'esplasia lieve, quindi al primo grado. Dopo 6 mesi, perché questa mi è stata data una cura che ho seguito, e dopo 6 mesi avrei dovuto fare di nuovo il controllo. Il problema è che è scoppiato il Covid, quindi ne sono passati praticamente 9 dal primo al secondo controllo. Ho ripetuto il pap test e il pap test era negativo, anche se non so per quale ragione, probabilmente sotto Covid il mio ginecologo non c'era in ospedale e quindi sono stata visitata da un'altra dottoressa che però ha voluto rifarmi un'altra biopsia. E quindi io ero veramente demoralizzata perché non capivo, perché dicevo, ma è andato tutto bene perché mi stai facendo di nuovo una biopsia, sappiamo tutti a cosa serve, no? E appunto mi è stata fatta questa biopsia molto dolorosa, tra l'altro, e tra l'altro le biopsie in alcuni punti tirano avanti per mesi perché sono alcuni punti delicati dove appunto poi perdi sangue, eccetera, per una marea di tempo. Però da questa biopsia per fortuna è appunto risultato che ero guarita e adesso dovrei ripetere per la terza volta il nuovo pap test. Prenoterò privatamente dal mio ginecologo, che è appunto il primario, che è bravissimo, così che mi segua lui, e se questo pap test dovesse risultare ancora negativo, finalmente posso fare un vaccino che copre tutti i ceppi del papillomavirus anche nelle forme più lievi, come appunto la displasia, per non farle trasformare in forme più gravi. Io non so se sono stata molto precisa perché appunto non sono un medico, però volevo raccontarvi la mia esperienza perché a me ha salvato la vita e sono un po' nervosa. E quindi secondo me può aiutare qualcuna di voi o può aiutare qualcuno di voi che ha appena scoperto l'esito del suo pap test e magari è già impanicata. Da quanto ho capito e da quello che mi ha spiegato il ginecologo, comunque ci mette veramente tanto tanto tempo a trasformarsi da displasia a uno stadio avanzato, quindi comunque si è in tempo. E per chi se lo stesse chiedendo, nel caso in cui con le pastiglie o con i fermenti non andasse via da sola questa displasia, mi avrebbero fatto il laser per bruciare la parte e sconfiggerla del tutto. Quindi questa è la soluzione. Lo spiego per chi magari appunto ha fatto un pap test e gli è risultato positivo e magari sta cercando informazioni. Quindi c'è sempre una soluzione al primo stadio. Però mi ha fatto un po' rimanere male perché non me l'aspettavo perché comunque era un anno e mezzo che mangiavo strapulito, mi ero messa a dieta e tutto, quindi non mi aspettavo di avere una cosa così. E quindi diciamo che fa prendere un po' consapevolezza sia della vita che di quello che mangiamo e di come stiamo. Penso sia importante anche un atteggiamento positivo e mangiare un po' meglio, anche se io mangiavo già bene, però ho scoperto che anche molti alimenti vegetali come i pomodori, le patate, i peperoni possono alterare un po' le cellule in alcuni soggetti, anche gli agrumi. Però ovviamente, vabbè, a me è stato spiegato così, però qua c'è il mio cane che si sta mordendo. Però ovviamente poi dipende da persona a persona. E questo volevo raccontarvelo perché uno me l'avete chiesto. Quando ero stata male, io ero mancata un sacco di tempo qui, non avevo più voglia di fare niente perché ero impanicata e gli avevo detto che prima o poi ve ne avrei parlato, non l'ho mai fatto, ora l'ho fatto. Mi sono tolta quasi un peso. Però spero che questo video serva sia a fare prevenzione, quindi se avete dai 20 anni, 25 anni su e se non vi arriva questo foglio dalla vostra regione, voi prenotatelo lo stesso. Anche perché è una cosa molto molto comune nelle ragazze giovani, questa displasia. Poi dopo ovviamente
se passano troppi anni il vostro corpo da solo non butta fuori queste cellule pretumorali infette, poi si trasformano in altro, potrebbero trasformarsi in altro. E quindi faccio questo video sia per aiutare chi non ci ha mai pensato, chi non ha mai fatto un controllo, chi non fa controlli a farli perché servono a salvarvi la vita, e sia per rassicurare un po' quelle ragazze che magari ci sono finite un po' dentro e sono nel momento iniziale dove non sanno neanche cosa è successo, hanno solo ricevuto un esito. Io avrei voluto tanto vedere un video del genere per tranquillizzarmi, ma non ho mai trovato nulla di ciò. E anche se poi affidatevi a medici in gamba, perché ovviamente solo loro poi possono aiutarvi. E nulla, questo è il mio video e spero di aver aiutato qualcuno. Ciao.